Ciao amici di Fonblog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi parliamo di cuffie. Grazie a QCI vi porto la recensione delle nuovissime QCI T13. Scopriamole insieme. Le cuffie arriveranno con la classica confezione tipica, quella del brand QCI, quindi argento con il loro giallo color senape, con tutte le scritte QCI, descrizione con qualche specifica e logo stilizzato appunto del simbolino Bluetooth, di tutto quello che c'è in queste cuffiettine, davvero delle specifiche, niente male per la fascia di prezzo. All'interno troviamo un cavo USB Type-C, perché loro si caricano Type-C. Vi parlo immediatamente di batteria, ragazzi, come uso fare. Si caricano in circa un'oretta, un'oretta e mezzo. La carica, devo dire che è abbastanza veloce, ma ragazzi, la batteria non sono riuscito a scaricarla. Le usate una settimana, quasi una settimana, 2-3 ore al giorno, e ho caricato, come faccio sempre, appena arriva un prodotto tecnologico, io lo metto subito in ricarica per usarlo, diciamo, al pieno della potenzialità. In una settimana le cuffie non si sono, il cofanetto non si è ancora scaricato. Io le uso, le rimetto dentro, le riuso 2-3 ore, tante telefonate, un po' di podcast magari la sera, le sto sfruttando tantissimo sia con il mio Huawei P40 ma anche con iPhone 12. Devo dire che vanno bene e la batteria, ragazzi, la casa promette una quarantina di ore, credo che ci vadino molto vicino. Cofanetto interamente costruito in plastica, lateralmente trova spazio la porta Type-C, frontalmente abbiamo qui l'incavo per aprire il cofanetto magnetico e un piccolo LED batteria che può essere richiamato anche aprendo il cofanetto e premendo un pulsante a filo di scocca tra i due auricolari in ricarica. Devo dire un pulsantino molto bello, c'è questo LED che ci indica anche lo stato della batteria del cofanetto, non delle cuffie. Le cuffie si andranno in ricarica e si accenderà un LED rosso e blu quando sarà finita la ricarica, avrà finito appunto di ricaricare le cuffiette nel nostro cofanetto. Cuffie ben magnetizzate, non vengono via a cofanetto aperto, ma neanche quando si chiude appunto lo scatolo, non si davvero, ragazzi, non si aprirà mai. Devo dire che l'assemblaggio è molto buono, lucido. La saponetta sta tutto in una mano, forse un pochino grandicello, ma c'è tanta batteria, c'è tanta autonomia e anche c'è ho notato una grande solidità nei materiali. Tiriamo fuori le cuffie, così intanto vi parlo anche di qualche specifica della cuffia e di come si ascoltano la musica. Ragazzi, abbiamo 4 microfoni, 2 su ogni cuffia. Questi microfoni aiuteranno tantissimo, ragazzi, in chiamata, filtrano molto bene l'audio. Non mi aspettavo di trovare una qualità in chiamata così alta per la fascia di prezzo. Ovviamente non stiamo parlando di cuffie da centinaia di euro, ma stiamo parlando di cuffie che costano poco e davvero hanno da offrire qualcosa di più nei competitor sulla stessa fascia di prezzo. Quindi due microfoni che funzionano bene, sono cuffie di tipo in-ear, quindi avremo l'effetto tappo. Quindi se le aggiustiamo bene, sono a gambo, ragazzi, corto, abbastanza corto, piatto, con i due pin di ricarica qui nella parte interna, un LED di stato sopra la cuffia, cuffie con in-ear, con gommino ovviamente intercambiabile e con comandi touch. Comandi touch tutto settabile dall'applicazione, perché un altro plus di queste cuffie, ragazzi, è l'applicazione. Riescono finalmente a darci un'ottima, ragazzi, esperienza di ascolto grazie al poter settare il tipo di musica, a poter regolare i tocchi, quindi da scegliere magari se si può volere un due tocchi per pale e pausa, tre tocchi per il volume per skippare le canzoni, ma c'è anche un'altra funzione nell'applicazione che ci permetterà di disattivare i comandi touch. Quindi se volete cuffie di questo tipo, ma non siete fan dei comandi touch, beh, con le T13 dall'applicazione QCI, ragazzi, che è indispensabile secondo me per usare queste cuffie al pieno delle potenzialità, beh, si può fare dall'applicazione. Quando
Quindi è un supporto che QCI dà a tutti questi tipi di prodotti, a queste cuffiettine, che è un plus che non si trova su tutte le cuffie, soprattutto quelle magari da Amazon, sapete, su questa fascia di prezzo non hanno supporto ad applicazione nativa. Cuffie che riproducono bene, hanno un buon basso, quando si ascolta magari un pezzo con tanti bassi, il basso potrà essere un po' forte, quindi siete amanti dei bassi un pochettino più corposi, che certe volte ad alto volume, non dico che disturbano, ma possono coprire le frequenze un pochettino più, quelle un pochino più sottili. Il driver è da 7 mm, anzi per precisione 7.2, regala comunque una buona escursione, si sentono bene, 20.000 kHz, quindi il classico. Il Bluetooth è un 5.1, che prende bene, non si sono mai disconnesse durante una riproduzione audio o video. Registrazione audio con le cuffie T13 di QCI connesse in Bluetooth al mio iPhone. Ragazzi, sto camminando come sempre in strada, qui un po' di traffico, passo abbastanza svelto, vediamo come questi quattro microfoni riescono a filtrare un po' i rumori esterni. Resistono comunque al sudore, ma non immergetele, non fateci piovere, perché non hanno una certificazione di resistenza all'acqua, ai liquidi, insomma, importante. Quindi se ci sudate l'estate o andate a fare una corsetta, queste cuffie dovrebbero tranquillamente funzionare. Vi ho fatto sentire comunque come si sentono, ho catturato l'audio da un microfono esterno con uno smartphone con un buon DAC sul jack da 3.5, quindi non dico che è fedele, ma ci va vicino. L'audio è di qualità. Per questa fascia di prezzo difficilmente si può trovare di meglio. Io ve le posso consigliare se cercate appunto una cuffia che non costi molto, bella esteticamente, comoda seppur in-ear, quindi amanti delle in-ear, queste cuffie possono fare al caso vostro anche grazie al supporto dell'applicazione nativa QCI compatibile sia con Android ma anche con iPhone, senza il minimo problema. E io ve le lascio linkato in descrizione a questo video, ringraziando ancora l'azienda QCI per avermi fornito queste bellissime T13 in test. Vi ricordo inoltre di spolliciare il video, iscrivervi al canale, venirmi a trovare su tutte le mie pagine e profili social, perché stanno arrivando interessantissime novità, 3 punti offerte per tanti codici sconto quotidiani su Telegram, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!